Buonasera e benvenute, benvenuti. Sono Roberto Martorelli del Museo Civico del Risorgimento e sono ospite questa sera in diretta sulla pagina dell'Associazione Amici della Certosa per la serie delle pillole di storia del Museo Civico del Risorgimento, proprio che si intitolano La storia a porte chiuse. Tutti i lunedì e tutti i martedì alle ore 20 o sulla pagina questa pagina degli Amici della Certosa oppure sulla pagina del Museo Civico del Risorgimento di Bologna. A me sono sulla pagina degli Amici perché anche questa sera tocco un tema cimiteriale e cioè un po' leggerino, insomma, però tant'è, sono cose reali, dedicato a cronache dalla Certosa. Vi ricordo che io farò una piccola antologia, una piccola selezione di testi, ma nel sito della Certosa di Bologna, basta fare anche con un motore di ricerca una ricerca, cronache dalla Certosa di Bologna, troverete la pagina dove, oltre a quelle poche cose che vi segnalerò io, troverete molto, molto, molto altro. In effetti, da quando abbiamo cominciato il progetto di valorizzazione della Certosa, ormai si parla di 20 anni, perché il progetto è del 1999, quindi andiamo per i 21, sono state fatte molte ricerche, soprattutto ovviamente su cosa, sui monumenti, sugli artisti, sulle persone sepolte, ma ovviamente man mano ci si imbatte anche in altre cose, spesso inaspettate. Banalmente, quando abbiamo fatto le ricerche per il libro sulla visita di Charles Dickens alla Certosa, abbiamo trovato un sacco di materiale sulla vita quotidiana all'interno della Certosa. Oppure, andando a spulciare negli archivi, abbiamo trovato notizie un po' particolari. La stessa cosa facendo lo scoglio dei giornali dell'Ottocento. Cosa vuol dire? Da una parte che abbiamo avuto la fortuna di trovare ricca documentazione sulla Certosa, ma dall'altra, ed è quello che ci è venuto più in aiuto, è che all'interno del cimitero bolognese viveva una vera e propria comunità per tutto l'Ottocento. È una cosa abbastanza straordinaria, non succedeva in quasi nessun altro cimitero italiano ed europeo che i dipendenti del cimitero vivessero lì insieme alle famiglie. Questo succedeva però fino alla Certosa ed è successo fino all'inizio, in realtà l'ultimo custode ancora ci abita, ma diciamo proprio l'idea di comunità all'interno della Certosa va avanti per circa un secolo, fino all'inizio del Novecento. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'era il prete, il parroco, con il suo personale e soprattutto c'erano i dipendenti del cimitero, che vuol dire sia quelli che facevano le attività funerarie, ma sia, come ormai sapete benissimo se ci seguite, anche tutta la famiglia Sibò, che era piuttosto numerosa, perché si dedicava ai monumenti, alle visite guidate con i turisti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che anche negli archivi abbiamo trovato, per nostra fortuna, moltissimo materiale di vita quotidiana di questo cimitero. Ma di questo in realtà oggi me ne occuperò poco, perché ci basta, da una parte, quello che abbiamo trovato nelle cronache in generale, e poi toccherò alla fine anche una sorta di cronache immaginarie, cioè di cose che le persone hanno immaginato di fare all'interno della Certosa. Vi farò proprio un piccolo assaggino, ma se andrete sempre nella pagina del sito della Certosa, vedrete che troverete una quantità di cose che le persone immaginano che succedano o possano fare nel nostro cimitero. Partendo quindi con questa piccola antologia, cominciamo. Bene, siamo nel 1819, a Bologna, per un motivo che non vi sto a elencare, se no perdiamo solo la pillola per quello. Comunque a Bologna c'è Lord Byron per un mesetto, per più di un mese, anzi no, per 3 mesi, soggiorna qui a lungo, più importante poeta romantico dell'Occidente. E nei suoi momenti di tranquillità, cui cercava un po' di serenità, dove andava? Andava alla Certosa. Siamo nel 19, la famiglia Brasa, cioè quella che si dedicherà sempre alle attività di sepoltura come direzione
è già presente, non ci sono ancora i Sibo, quindi sicuramente Byron incontra a più riprese Brasa e le sue figlie e dopo il rientro da una di queste occasioni scrive a un suo amico dicendo così: Sono ito al bel cimitero di Bologna, fuori dalle mura, ove ho trovato, oltre alla magnificenza del luogo, un originale di Custode che mi ha ricordato il becchino di Amleto. Costui ha una collezione di crani di cappuccini che portano ciascuno il proprio nome scritto sulla fronte, e prendendone uno, mi disse: Questo fu frate Desiderio Berò, che morì di 40 anni, uno dei miei più cari amici. Io ne domandai la testa ai suoi confratelli ed essi me la diedero. La posi allora nella calce e quindi la feci bollire. Eccola coi suoi denti ottimamente conservati. Egli fu il più arguto compagnone che io mai conoscessi. Cosa vuol dire? Vuol dire che il custode Brasa accompagna Byron in una stanza piena di teschi, ne seleziona uno e gli fa vedere quello del suo migliore amico. Che a noi può sembrare una cosa assolutamente assurda, ma in realtà esistevano, oltre alle sale museali nell'Ottocento, cioè dove dalle chiese soppresse erano state salvati i monumenti portandoli in Certosa, quindi in Certosa c'erano proprio le sale dedicate ai secoli della storia della scultura bolognese dal XII secolo al XVIII secolo. Oltre a questo, per salvare la memoria della città, era stato fatto una serie di camere con appunto questi ripiani con i teschi dei bolognesi illustri. E evidentemente Brasa riteneva che il suo migliore amico fosse tale. E a maggior, diciamo così, conferma che non ci siamo inventati nulla noi e neanche che anche Byron, nei suoi deliri romantici, abbia immaginato una cosa del genere, abbiamo trovato la lista dei nomi dei teschi, che erano presenti in Certosa e tra questi c'è proprio Frate Desiderio Berò, il migliore amico, del custode Brasa. Andiamo avanti di pochissimo, siamo nel 1821. Abbiamo una lettera del pittore neoclassico Felice Gianni, forse il più importante pittore d'inizio Ottocento italiano, che segnala che un altro suo amico e artista, però lui era uno scultore, Pietro Trefogli, ha ricevuto una visita sensazionale nel suo cantiere che in quel momento, nel 1821, aveva in Certosa. Pietro Trefogli stava eseguendo un monumento all'interno del cimitero, molto probabilmente uno dei monumenti della famiglia Malvezzi, e così scrive Felice Gianni al suo amico di questa visita e di chi ci andò. Bologna, 10 ottobre 1821. Trefogli ieri ebbe l'onore di una visita nel suo lavoro al Camposanto della signora imperatrice Maria d'Asburgo-Lorena. E si trattenne nel suo gabbiotto da loro ben 15 minuti e nel partire volle farne una delle sue solite baciandogli la mano. Ieri sera si gonfiava dicendo: Ho baciato la mano alla moglie di Buonaparte! E non gli toccava la camicia al sedere. Certo è che ebbe un onore che nessun altro in Bologna ha avuto. Detta in italiano, ha l'onore in questo cantiere di ricevere niente poco di meno che la moglie di Napoleone Bonaparte, Maria d'Asburgo-Lorena, che immaginiamo che personaggio doveva essere, si arrampica anche in un ponteggio per vedere l'opera in esezione. L'artista ha la sfacciataggine di chiedergli il baciamano, lui lo scultore con le mani sporche. Ovviamente viene concesso e ovviamente va dagli amici. Immagina cosa vuol dire quando Felice Gianni dice non gli toccava la camicia dal sedere. Vuol dire che saltellava talmente tanto davanti ai suoi amici che proprio letteralmente la camicia gli faceva vedere, abbiamo capito tutti che cosa.
passando un po' di tempo, ma andiamo avanti di pochissimi anni, citiamo una delle tante cronachette che Alessandro Cervellati ha raccolto sulla Certosa. Non sto qui a spendere le parole che ho già speso in altri momenti sul buon Cervellati e ringraziamenti in eterno che gli dobbiamo. Comunque ha dedicato un libretto, La Certosa bianca e verde, al cimitero, dove ci sono anche tantissimi piccoli aneddoti, storielline che noi forse avremmo sicuramente perso, ma che grazie a lui possiamo ricordare. E però ricorda anche cose che poi ci sono nelle cronache, però mi sembrava utile. E quindi ci ricorda di questo fatto avvenuto nel 1828 in Certosa. Il primo custode della Certosa fu un certo Mazzoli, che aveva combattuto sotto le bandiere napoleoniche. Costui, di maniere brusche e rudi, avendo trattato male due inservienti muratori, certi fratelli Parucchi, fu da questi ucciso a colpi di scure al capo entro il cortile d'ingresso della Certosa. È il 7 ottobre 1828 e che cantiere è? È quello del Pantheon. Il buon Mazzoli è il primo custode dimostratore della Certosa, abbiamo detto i Brasa c'erano già, il comune fa un proprio concorso per selezionare invece quello che sarà l'addetto, la parte monumentale. Il buon Mazzoli dura poco, litiga ferocemente con i muratori perché stanno facendo male i lavori del Pantheon, che peraltro abbiamo scoperto essere assolutamente vero, e i due muratori si aspettando l'uscita di uno degli edifici, spaccandogli la testa davanti a tutti. Quindi, in Certosa, luogo di pace, sono avvenuti anche gli omicidi. E invece adesso tocchiamo un tema un po' più leggerino. Parliamo di Quirico Filopanti, tutti lo conoscono perché c'è il viale, le piazze e quant'altro, ma dobbiamo ricordarci che è stato un uomo. Anzi, è stato un genio. Non sto qui a elencare la quantità di studi e di cose che ha fatto in vita. Fatto sta che a un certo punto si mette a studiare i fuochi fatui, cioè vuole capire queste strane fiamme bluastre che si vedono di notte nei cimiteri, che cosa siano. Nessuno l'aveva mai studiati, nessuno sa che cosa sono. E dove decide di fare gli studi sui fuochi fatui? Abita a Bologna, va in Certosa. E quindi abbiamo questo ricordo datato 1840. Mentre seguiva i suoi studi sui fuochi fatui, che dovevano meritargli la nomina membro dell'Accademia delle Scienze di Bologna, Filopanti usava andare, durante le notti d'estate, al cimitero della Certosa, con un canapo in cima al quale aveva fermato un batuffolo di stoffa, per sperimentare se le interminenti fiammelle appiccassero un fuoco. Una notte, mentre aggiravasi fra i claustri deserti, il dimostratore del cimitero, Marcellino Sibò, volle fargli una burla ed, accesa una piccola lanterna, cominciò a muoversi in diverse direzioni. Appena scorse la fiammella vagante, il buon Filopanti si diede ad inseguirla. Ma il Sibò, correndo anch'egli per lo stesso verso, gli impedì sempre di avvicinarla. E perciò questa strana corsa fra le tombe bianche e silenziose durò per qualche tempo, finché il Sibò, stanco del gioco, si diresse ad un tratto verso l'ingenuo scienziato ed, alzata la lanterna all'altezza del suo viso, lo salutò con una sonora risata. In breve si coglie anche un po' l'ingenuità, insomma, di questo genio, era un classico genio un po' folle. Dall'altra ci ricordano che l'unico premio accademico che ricevette in tutta la sua vita Filopanti fu per i fuochi fatui, con tutto quello che ha inventato, con tutto quello che ha pensato nella sua vita, l'università gli riconosce l'importanza dei fuochi fatui. Detto questo, si andava di notte in Certosa a cercare le fiammelle blu nel 1840. E invece adesso entriamo anche nelle polemiche, perché non pensiate
che intorno alle costruzioni magari degli edifici della Certosa o quello che avveniva intorno al cimitero non fosse anche fonte di polemiche. Ce ne sono state tantissime, nella pagina che vi ho già ricordato ne trovate diverse, ma vi segnalo questo articolo che si trova negli anni 70, quindi subito dopo l'Unità d'Italia, nel giornale cattolico bolognese L'Ancora. Vi segnalo che è cattolico perché capirete dal testo il motivo. Siamo all'indomani di Ogni Santi, il 4 novembre, e quindi il giornale, giustamente, poi anche di ispirazione religiosa, fa una riflessione. Il giorno dei morti, moltissima fu la gente che si recò al monumentale Camposanto della Certosa a dire un requiem ai cari defunti. È sempre assai commovente lo spettacolo che presenta in quel giorno il luogo dove riposano gli avanzi mortali dei nostri fratelli. E noi, nel vedere tanta gente accorrere a versare una lacrima e a fare una preghiera sulla tomba dei poveri trapassati, non potevamo a meno di considerare quanta differenza passi fra i sublimi riti della nostra santissima religione che considera le ceneri dei morti come cosa sacra e le brutali usanze del paganesimo che alcuni falsi scienziati vorrebbero di bel nuovo introdurre fra noi dopo 19 secoli di cristianesimo. La invereconda usanza della cremazione dei cadaveri potrà essere buona per coloro che ritengono che l'uomo non è stato creato da Dio, ma scende in linea retta da una scimmia, da un rospo o da un maiale perfezionato. Ma per coloro che hanno un tantin di fede e sono fermamente convinti dell'immortalità dell'anima e degli ineluttabili destini della vita futura, tanto per i buoni come per i malvagi, per questo il ritrovato del Mantegazza e soci non è altro che una turpe e servile imitazione delle barbarie pagane. Beh, in poche righe sostanzialmente si sta demolendo la discussione che animava da tempo sulla pratica igienica della cremazione. Sapete da pochi anni che anche la Chiesa Cattolica ha accettato la pratica della cremazione e della dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri, ma fino appunto a 30 anni fa assolutamente non era ritenuta una pratica idonea per i cristiani praticanti. E qui che cosa si fa? Si mescola le idee razionaliste e igieniste di questi emancipatori della cremazione con le teorie di Darwin che ormai si stavano diffondendo in tutta Europa e quindi questi brutali discendono sicuramente dalle scimmie, non da noi che invece creature create da Dio. In realtà questo dialogo sulla cremazione andrà avanti e proprio alla fine del secolo, quindi alla fine 800, verrà concessa la cremazione anche a Bologna ed era istituito sia l'ara crematoria che la galleria del cinerario che tutti adesso possono andare ad ammirare nel nostro cimitero. In Certosa sono successe, come vi ho detto, cose piuttosto bizzarre. Abbiamo visto un omicidio, ci sono cronache di amori che si svolgono all'interno dei chiostri, ci sono state riunioni segrete della massoneria di notte passeggiando in Certosa, ma vi segnalo questa perché è proprio bizzarra, che è proprio negli anni della unificazione. Nella notte del 4 giugno 1860 venne sorpreso ed arrestato un caporale dell'Arma del Genio, qui stanziata, che da 3 notte prendevasi lo spasso di sotterrare e denudare i cadaveri nel camposanto della Certosa. Interrogato, disse sulle prime che lo faceva per servirsi dei cenci onde fasciarsi i piedi. Poi soggiunse essere questa una sua particolare missione, non potere aggiungere altro per essere astratto da un giuramento. Dicono
che è un italiano disertore austriaco e poi soldato nell'armata nostra. Il custode del cimitero gli esplose contro un colpo d'arma da fuoco che ferì il soldato in una mano. Quindi abbiamo anche gente che andava a denudare i cadaveri, sotterrandoli dalla certosa, per fasciarsi i piedi. Va bene. Dopo questa piccola selezione di cose realmente accadute, invece dedicherò una piccola parentesi anche alle cose immaginate. Innanzitutto, nel nostro sito della Certosa trovate un bel approfondimento dedicato a questo libretto che si intitola Due notti alla Certosa di Bologna, una cosa scritta negli anni 40 dell'Ottocento, è una cosa poetica, quindi come tutti i testi di quegli anni. Dopo un po' ci viene voglia di dormire, di metterci tra due guanciali, però, visto il tema, è abbastanza bizzarro. E cioè, questo signore, molto in anticipo alle serate che noi organizziamo d'estate, che cominceranno a breve, perché cominciamo sempre a fine maggio, con gli eventi in Certosa di sera, bene, lui ci ha anticipato moltissimo, ma con l'immaginazione. E quindi immagina per due serate, a cimitero chiuso sotto le stelle, di passeggiare in Certosa per fare che cosa? Per incontrare i fantasmi. Lui gira, dalle tombe escono i fantasmi e fanno una chiacchierata con lui. Quindi c'è l'amico, c'è il personaggio celebre, c'è quello che è stato un po' dimenticato e chiede di essere ricordato. C'è per esempio il buon Albergati che era stato accusato dell'omicidio della moglie. Lui prega che il caro Gasparoni, quando tornerà tra i vivi, continui invece a perorare la causa a suo favore. E termina in maniera invece abbastanza poetica. Lì forse è il momento in cui ancora noi possiamo sentirci un po' vicino, perché lui tenterà una terza volta. Anzi, rientrerà una terza volta in Certosa dopo un po' di tempo e andrà sulla tomba del figlio. E il figlio è l'unico che no, non uscirà dal sepolcro per incontrare il proprio padre, e quindi lì lo strazio e il dolore dell'autore di queste poesie. La Certosa poi è stata anche, diciamo così, in più riprese, luogo immaginario dove potessero avvenire avvenimenti o scene. In romanzi e in racconti, ormai cosa quasi quotidiana di troupe televisive, cinematografiche, amatoriali che vengono a usare la Certosa come sfondo per film, serie televisive, cortometraggi e via elencando. Ma per esempio, subito dopo i moti del 1831, venne edito a Malta. Per evitare ufficialmente a Malta, per evitare la censura pontificia, ma fu stampato a Bologna, questo romanzo che si intitola Clelia, ossia Bologna nel 1831. Quindi la storia di questa nobildonna, ragazza di origine nobile, ma decaduta, quasi in povertà, perché i suoi genitori sono morti mentre lei era giovane, e sostanzialmente la storia di questa, appunto, nobildonna decaduta, che si dibatte tra due spasimanti. Uno è l'austriaco, un soldato austriaco che sta a Bologna, ovviamente per appoggiare, perché gli austriaci appoggiano il governo pontificio, e dall'altro invece c'è il focoso e giovane patriota che vuole che invece Bologna si liberi del governo pontificio e soprattutto dell'odiatissimo austriaco. Ebbene, in Certosa l'autrice, perché è un'autrice donna, immagina due scene e la scena più importante è quella dove lei prega dopo che ha pregato sulla tomba dei propri genitori, si incontra, si incrocia col soldato austriaco e in lontananza questa scena la vede l'altro spasimante, il patriota risorgimentale, che ovviamente va su tutte le furie. Non vi racconto la storia, trovate facendo ricerca online anche il PDF del romanzo, se lo volete leggere, si legge tutto sommato anche abbastanza bene e non è molto lungo. E per tornare a noi e chiudere un po' questa piccola rassegna con una cosa un po' divertente,
c'è chi si è immaginato anche uno sviluppo della cultura epigrafica della Certosa. Vi ricordo che fino ad anni recenti c'era una commissione che valutava anche i testi che venivano incisi sulle tombe, quindi dovevano essere approvati, e quindi non è così banale quello che trovate sulle tombe, soprattutto nell'Ottocento. Spesso venivano chiamati grandi epigrafisti latini e poi italiani, dopo la metà dell'Ottocento, a realizzare proprio questi ricordi. Ma appunto questa tradizione del controllo dei testi dopo la seconda metà dell'Ottocento si allenta molto, cominciano ad comparire molti monumenti che commissiona la borghesia, che in quegli anni si sta cominciando a formare, la società borghese si sta cominciando ad arricchire, e quindi passiamo a una invenzione, ma poi scoprirete neanche più lontana di tanto, che ci propone una rivista umoristica di Bologna di quegli anni, Bologna Ridet, che nel novembre 1889 dedica un approfondimento che sembra una cosa vera, cioè ce la vende come cose che sono state fatte in Certosa, di nuove epigrafi comparse nella Certosa. In questi ultimi tempi, la réclame ha preso in Italia ed in specie a Bologna delle proporzioni enormi, sì da fare concorrenza a quella d'America. Un nuovo sistema di réclame, certo poco rispettoso per i poveri morti, l'ho visto adottato nel nostro cimitero, da me visitato domenica scorsa. Ad esempio, nel monumento a Giacomo Zanichelli vi sono dei libri in marmo con la dicitura G. Carducci, O di Barbare, lire 3. Postuma di L. Stecchetti, lire 2,50. E così di seguito. Se il municipio non impedirà, la réclame andrà a prendere maggior piede e fra non molto si potranno leggere, ad esempio, le seguenti epigrafi. Qui giace NN, fabbricante di tagliatelle da suora e tortellini con spaccio in via. Oppure, in questa fossa riposano le sante cenere di AC, notissimo salumiere che si procurò onestamente un opulento stato con la vendita di mortadella a lire 2,40 alla scatola, cotechini a lire 1,40 l'uno. Isidoro Carletti, di carattere piacevole, dolce, sicché dalla natura parve destinato precisamente al destino di pasticcere da lui esercitato in via Santo Stefano. Qui riposa, bimbi, piangete, ridete, piangete perché perdeste un pasticcere esemplare, ridete perché potrete comprare dai suoi figli le caramelle di Torino a lire 4,20 al chilo, paste, confetti, eccetera, eccetera. Un sospiro ed un rimpiangi volge o pietoso visitatore a Pietro Louvain, vita e anima della società vespasiana bolognese. I figli che seguiranno il santo esempio del loro amato genitore, vendendo i loro prodotti all'ingresso e dal minuto, a prezzi da non temere concorrenza, in attestato di riconoscenza, questo monumento essero. Ve ne ho selezionati giusto qualcuno, ma uno è assolutamente vero, e cioè nel monumento a Zanichelli, fondatore della casa editrice, sono presenti dei libri di marmo, che adesso sono bianchi perché è marmo bianco, ma per fortuna abbiamo trovato una foto ottocentesca e in questa foto ottocentesca si vedono distintamente che erano dipinte proprio queste opere, cioè i libri prodotti dalla Zanichelli, quindi le Odi Barbere di Carducci, postuma di Lorenzo Stecchetti. Non ci avevano messo il prezzo di copertina, ma questo già va da sé che se devo fare un po' di ironia ce lo aggiungo. Quindi questa è una cosa assolutamente vera. E poi ci ricordano anche un personaggio vero, come abbiamo chiuso, che è Pietro Louvain, Pietro Ferri, da tutti chiamati in dialetto Louvain, quindi Lupino per le sue origini popolari, che si arricchì inventandosi il commercio dello sterco, raccogliendolo inizialmente dalle strade.
Quindi fece un servizio pubblico gratuito perché raccoglie, immaginate, il trasporto era tutto su animali, quindi non c'era il tram e men che meno le automobili. E quindi lui, raccogliendo le strade, dalle strade, lo sterco degli animali, puliva, dall'altra dopo lo vendeva come concime. E da lì cominciò una storia aziendale. Tant'è vero che lui si arricchì pur non tradendo mai le sue origini popolari, anzi non abbandonando mai il suo misero appartamento del Borgo San Pietro, che era una delle zone ultra popolari di Bologna. In effetti, in Certosa c'è il suo monumento e a ribadire un po' il suo ruolo popolare e anche il suo carattere bonario, il suo ritratto è innanzitutto con l'abito da popolano scamiciato, tutto grezzo, col cappello da popolano e ha anche l'ardire nel cimitero di sorriderci invece di essere tutto serioso. Che poi l'azienda avesse fosse diventato di un certo livello, abbiamo trovato questa pubblicità. Vedete che qui riconoscete proprio Pietro Ferri ed è molto simile al ritratto che si trova in Certosa. Qui vedete che ormai è diventata una vera e propria industria dei concimi e oltre alla descrizione dell'azienda c'è anche il tariffario. E cioè, ovviamente l'azienda si è ingrandita, quindi non si limita solo alla raccolta per strada, ma farà la raccolta porta a porta. Anche lì siamo nella metà seconda metà dell'Ottocento, non c'è il servizio di raccolta dei rifiuti, la gente li buttava nelle cloache o per strada. E invece il buon Louvet li raccoglieva, ti dava qualche soldino e poi li rivendeva. E abbiamo trovato il listino. Sterco cavallino misto a materie fecali, lire 4. Concimi di stalla in completa fermentazione, lire 3,50. Materie di pozzo nero, lire 3. Scoviglie orusco di casa misto a materie fecali, lire 1,50. Sterco umano, lire 15. Da una parte cosa vuol dire? Vuol dire che questi rifiuti non erano pieni di materiali chimici, non c'era la plastica, quindi era tutto materiale biologico e quindi si poteva praticamente in toto riutilizzare poi ovviamente come concime. E dall'altro capite che lo sterco umano era quello che costava più di più in assoluto, ancora di più proprio dei concimi di stalla e dello sterco di cavallo. E di bue. Gli umani normalmente mangiano un po' meglio degli altri animali. Bene, credo di essermi dilungato troppo in questa piccola pillola di curiosità intorno alla Certosa. Vi ricordo ancora una volta che nel sito della Certosa, se cercate cronache dalla Certosa di Bologna, troverete una quantità di cronache vere ed immaginate di molto più ampia rispetto a quella che vi ho letto io. Vi ricordo che domani sera c'è una conferenza online sull'età napoleonica, bisogna necessariamente prenotarsi entro le 9 di domani mattina, quindi se andate sul nostro sito del Museo del Risorgimento, nella pagina degli appuntamenti troverete la conferenza di domani, ma vi segnalo anche e soprattutto la piccola maratona di dirette che faremo domenica 25 aprile, festa della Liberazione, proprio dalla Certosa. Quindi sarà dedicato ovviamente tutto al tema dell'antifascismo, della liberazione di Bologna e dell'Italia. Ci sarò sia io con una prima pillola e poi a seguire ci sarà Manuela Capece che farà un intervento sui partigiani russi in Italia e a Bologna, e poi chiudiamo in bellezza con Andrea Spicciarelli che farà una diciamo così, serie di letture di lettere di antifascisti e di partigiani proprio dall'ossario dei partigiani della Certosa. Vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro buona serata e speriamo di rivederci presto anche dal vero. Arrivederci.